Bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito quali sono gli argomenti del giorno. Nella diocesi di Sulmona si contano 5.000 stranieri. Sono i numeri dello sportello Migranti e della Caritas. Sentiamo nel servizio di Andrea D'Aurelio. Arriva il report dell'immigrazione nel centro Abruzzo. Sono più di 5.000 gli stranieri presenti sul territorio, di cui 300 sono migranti, fra richiedenti asilo e rifugiati. Numeri che hanno spinto la diocesi di Sulmona Valva attraverso la Caritas diocesana e l'ufficio migrazioni ad aprire uno sportello per migranti e stranieri. La pastorale delle migrazioni rivolge la sua attività alle persone coinvolte dal fenomeno della mobilità umana, in particolare gli immigrati stranieri e profughi, gli emigrati italiani all'estero, i nomadi Rom. Suo scopo è anche quello di stimolare nella comunità civile la comprensione e valorizzazione della loro identità in un clima di pacifica convivenza rispettosa dei diritti della persona umana. Con le diverse iniziative, Caritas e Diocesi cercano di assicurare l'assistenza religiosa ai migranti, italiani e stranieri, per promuovere nelle comunità cristiane atteggiamenti e opere di fraterna accoglienza nei loro riguardi. Lo sportello curato da Don Filiberto in Imbasciama è aperto il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30. Il 43% delle persone prese in carico dalla Caritas sono proprio straniere, mentre il 57% italiane, più donne che uomini, 65% contro 35%. Complessivamente il numero degli assistiti è cresciuto vistosamente nel corso degli anni. Nel 2008 erano 188, nel 2015 più di 2000. Sono circa 30 i pasti erogati ogni giorno nella mensa di Via Porta Romana, più di 10.000 all'anno. Non pochi centri di ascolto che aprono le porte a bisognosi sul territorio cittadino e diocesano: Cristo Re, San Francesco di Paola, Maria Santissima Ausiliatrice, San Giovanni da Capestrano, Santa Maria della Tomba. Nelle parrocchie si incontra il gran numero di volontari. Muspa a gennaio per l'Istituto Mastrangioli di Sulmona. È arrivato infatti il via libera da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione. Sentiamo. Arriva l'ok dall'ufficio speciale per la ricostruzione di fossa per i moduli provvisori da allocare nel comune di Sulmona e quanto è venuto fuori nel corso del vertice istituzionale di giovedì scorso fra il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, l'assessore comunale ai lavori pubblici Mario Sinibaldi e il direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione di fossa Paolo Esposito. Da Palazzo San Francesco dovranno presentare l'apposita domanda per accedere alla linea di finanziamento e richiedere i moduli provvisori per gli alunni dell'Istituto Masciangeli. L'obiettivo è quello di accelerare i tempi per trasferire la popolazione scolastica nei MUSP già da gennaio, al termine delle festività natalizie. Ci siamo lasciati con l'impegno di dar seguito a quanto già stabilito. Noi faremo richiesta di accedere ai finanziamenti per i MUSP, partecipando in parte anche con le nostre spese, e da Fossa ci hanno assicurato che l'istruttoria sarà portata avanti in tempi brevi, annuncia l'assessore Sinibaldi. Sull'entità dei fondi tutto è ancora da definire. Resta da valutare anche la collocazione dei MUSP sul territorio comunale. Al momento l'unica soluzione proposta da Palazzo San Francesco è quella del piazzale dell'ex caserma Cesare Battisti, che sembrerebbe la strada più percorribile. Adesso ci occupiamo della situazione al Consorzio di Bonifica Aterno Sagittario perché la mozione di sfiducia non viene ancora discussa ed è stata chiesta pertanto la convocazione del Consiglio dei Delegati per discuterne, ce ne parla nel servizio Andrea D'Aurelio. Convocare immediatamente il Consiglio dei Delegati per consentire la discussione della mozione di sfiducia al fine di scongiurare eventuali azioni e risoluzioni, compreso lo scioglimento degli organi di amministrazione, a cui la stessa Giunta regionale, quale organo di vigilanza e controllo, nel frattempo potrebbe pervenire ravvisandone i presupposti. È un passaggio della lettera dei sei consiglieri del Consorzio di Bonifica Interno, Aterno Sagittario, con sede a Prato La Peligna, che chiedono al Presidente in carica, Fiorenzo Schiavitti, di convocare il Consiglio dei Delegati. I sei hanno disertato la seduta consiliare nei giorni scorsi, facendo venir meno il numero legale. Il presidente Schiavitti sta cercando di fissare la data delle nuove elezioni senza passare per il Consiglio. Un percorso impensabile per i sei consiglieri dissidenti che rivendicano la discussione della mozione di sfiducia.
La convocazione del Consiglio dei Delegati per la discussione e votazione della mozione di sfiducia rappresenta non una sua facoltà, ma l'adempimento di un preciso obbligo giuridico, fanno notare Ernesto Zuffada, Donino De Santis, Nicola Lucci, Ennio Nicola Cianfaglione, Marco Iacobucci e Giovanni Salutari a Presidente Schiavitti. Francamente sfuggono all'umana comprensione le motivazioni che la inducono a pensare di poter continuare ad amministrare questo ente. Pur avendo avuto la piena consapevolezza di non godere più di alcuna maggioranza in seno al Consiglio dei Delegati ormai da diverso tempo, e proprio a causa della forma di gestione dell'ente da lei adottata, caratterizzata da gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli della funzionalità ed efficacia dell'attività amministrativa, che hanno determinato il venir meno della fiducia politica nelle capacità di mantenere un'azione presidenziale ispirata ad imparzialità, traducendosi in comportamenti caratterizzati da protagonismo individuale, faziosità e partigianeria, aggiungono i sei consiglieri. Un braccio di ferro che continua in seno al consorzio. Chi la spunterà? A causa di un improvviso lutto familiare che ha colpito il senatore Andrea Romano, è stato rinviato a data da destinare l'incontro dibattito dedicato ai temi del referendum costituzionale che era in programma oggi pomeriggio al Teatro Comunale di Pratola Peligna. Oggi alle 17 al Polo Civico Diocesano di Santa Chiara a Sulmona verrà inaugurata la 43esima edizione del Premio Sulmona, rassegna internazionale d'arte contemporanea. Quest'anno sono 113 le opere in gara, 105 quelle pittoriche e 8 quelle tridimensionali, cioè sculture o installazioni plastiche. Dunque, oggi l'inaugurazione, come dicevamo, alle 17 al Polo Civico Diocesano di Santa Chiara, dove le opere saranno visitabili fino al 10 dicembre. E adesso parliamo del Centro Anziani di Sulmona, che si apre al territorio con teatro, musica ed impegno sociale. Andrea D'Aurelio nel servizio. Un coro per assecondare talenti nascosti, una compagnia teatrale per dar sfoggio alla verve, incontri sulla salute e l'alimentazione, gite fuori porta e pranzi sociali. Si preannuncia ricco di novità e iniziative il nuovo anno sociale del Centro Anziani di Sulmona, che scatterà dal prossimo gennaio. Il presidente Giacomo Spinosa ha reso noto l'apertura dei tesseramenti già dal prossimo 1° dicembre. Ci si potrà iscrivere presso la sede dell'ex caserma Pace dal lunedì al venerdì, escluso i giorni festivi, dalle ore 16 alle ore 18. Le iscrizioni si chiuderanno il 20 dicembre. Aggregazione, divertimento, impegno e sociale sono i tre assi portanti del Centro Anziani, che con le sue numerose attività si sta affermando come una realtà viva e operosa sul territorio comunale. A rimarcarlo è proprio il presidente Spinosa, che anticipa Onda TG il programma del 2017. Abbiamo programmato due gite fuori porta, quattro pranzi sociali, attività di ginnastica e scuola di ballo, un nuovo coro e una nuova commedia per i nostri attori, annuncia Spinosa, specificando che molte delle iniziative subentreranno nel corso dell'anno, vista la palese collaborazione del Centro Anziani con le associazioni culturali del territorio. Oltre alla tessera di iscrizione, ai nuovi soci sarà consegnato in omaggio un calendario. È proprio il caso di dire che nell'ex caserma Pace si diventa giovani per la seconda volta. È partita una nuova iniziativa della Camerata Musicale Sulmonese che adesso tiene anche i concerti del giovedì. E dunque noi abbiamo seguito il primo appuntamento che ha visto l'esibizione del pianista Davide Di Cenzo. Il servizio è di Gaetano Trigilio. La Camerata Musicale Sulmonese prosegue con i suoi programmi musicali e più in generale di spettacolo. Giorni fa, per i concerti del giovedì, ha presentato un giovane musicista nato a Sulmona, ma che vive e lavora in Francia. Si tratta di Davide Di Cenzo, che si è esibito al pianoforte nella Sala Azzurra della Camerata. Quali sono gli artisti che lei ha interpretato? Beethoven con le variazioni, le 32 variazioni in do minore e in seguito Granados, Enrique Granados, con tre danze spagnole e abbiamo terminato con Chopin e tre preludi e il primo scherzo, opera 20. All'inizio del concerto un piccolo omaggio a Pietro Iadeluca, che è stato uno dei miei maestri. Tu
ho iniziato a suonare il pianoforte, avevo 9-10 anni. E avevo iniziato con il flauto dolce come alle scuole elementari e quindi la maestra aveva trovato che ero molto bravo. Come mai poi la Francia? In realtà all'inizio ero andato in Svizzera perché mi è piaciuto molto Losanna, il lago di Ginevra, quindi è un posto molto bello, vicino alle Alpi, si vede il Monte Bianco. E poi adesso è successo che ho sposato una francese, quindi era più pratico vivere nel lato francese perché lei insegnava lì. E sono rimasto sempre a vivere, quindi a lavorare tra Francia e Svizzera, attualmente quindi sto vicino a Ginevra. I progetti futuri sono un CD, verrà fatto su un compositore francese di musiche inedite con l'Académie Chablaisienne, che è nella, un'accademia legata all'Alta Savoia, e quindi in seguito un progetto di accompagnamento di film muti, e in seguito altri progetti di organizzazioni di masterclass con allievi e altri concerti in Svizzera, Francia e Italia. Ma tornerà qui a Sulmona a farci sentire qualche cosina, saremo pronti lì ad ascoltarla. Spero al più presto, con gran piacere. È partito all'Aquila il Festival Cinema e Psichiatria. Questa mattina nella multisala Movieplex c'è stato il primo appuntamento riservato agli istituti scolastici cittadini. Vediamo. Continua con grande successo di pubblico la 14ª edizione di Cinema e Psichiatria, questa mattina alla Multisala Movieplex, il primo di due appuntamenti riservati agli istituti scolastici cittadini. Giornata particolarmente interessante perché cercheremo di associare il sentimento dell'invidia ad una delle più grandi figure della cultura internazionale, cioè Giacomo Leopardi. Lo faremo naturalmente grazie al film di Martone, Il giovane favoloso, ma lo faremo anche e soprattutto con il contributo scientifico che da sempre psichiatri e psicologi accompagnano alla visione dei film. La scelta di questo film per gli studenti è una scelta significativa perché Martone in questo suo bellissimo film ci fa scoprire una cosa importantissima di Leopardi, e cioè l'importanza dell'altro, l'importanza della relazione con l'altro per superare ogni tipo di difficoltà. Ci sono le parole bellissime nel film, no? In cui Leopardi dice a un suo maestro, a Pietro Giordani, dice: ma Firenze senza di te mi sembra vuota, io non ho bisogno di gloria, dice a un certo punto, io ho bisogno di amore, ho bisogno di affetto, ho bisogno di persone vicino a me. E quindi in qualche maniera la scelta della poesia di Leopardi è perché la poesia arriva al cuore e quindi riesce in un solo attimo a renderci vicini, no? Fra chi scrive e chi legge. E quindi offre un'altra volta, come anche altre volte abbiamo fatto in questa rassegna, la possibilità di vedere come le relazioni con gli altri siano di per sé terapeutiche, siano per sé un qualcosa che riesce a creare benessere, a superare qualsiasi tipo di sentimento, anche quello che Leopardi stesso nello Zibaldone definisce il sentimento più asociale di tutti, cioè l'invidia. All'inizio noi abbiamo utilizzato questa rassegna per superare lo stigma nei confronti della psichiatria. Adesso la cosa si è un pochino evoluta, diciamo. Siamo passati a cercare di analizzare insieme quei sentimenti che fanno parte della nostra vita quotidiana e che molto spesso non riusciamo a capire perché tante difficoltà in cui ci troviamo sono legate proprio al prevalere di emozioni, sentimenti che invece dovrebbero essere un pochino più controllati. Quindi qual è l'obiettivo? Fare in modo che i giovani capiscano che dietro la loro quotidianità ci sono dei significati che possono correggere certe abitudini disfunzionali e soprattutto possono dare un'immagine del mondo e della vita un pochino più complessa da quella che normalmente siamo abituati ad avere.
Adesso ci occupiamo di calcio per quanto riguarda le squadre peligne che militano nei campionati di eccellenza e promozione in eccellenza. Trasferta domani dei Nerostellati contro la vice capolista Martinsicuro, mentre nel girone B di promozione spicca la sfida del Sulmonese Ofena, che andrà a far visita alla capolista Chieti Torrealex. Parliamo dunque delle gare dei Nerostellati, della Sulmonese Ofena e anche del Raiano, che nel campionato di promozione ospiterà il Fossacesia. Nella 13ª giornata dell'Eccellenza, impegno in trasferta a Martinsicuro per i Nerostellati. La squadra di Matteo Di Marzio arriva dalla bella vittoria casalinga contro il Paterno, dove ha dimostrato di essere una formazione solida e compatta in tutti i reparti e principalmente in difesa, la migliore in assoluto del campionato, che ha tra i protagonisti Alessandroni, ex di turno nel confronto di domani. Al centro dell'attacco mancherà lo squalificato Palombizio, ma i pratolani proveranno a sfruttare le ripartenze con Isotti e Vitone, veri leader della squadra, che sono in grado di sfruttare anche le loro indiscusse qualità sulle palle inattive. I Nerostellati avranno comunque di fronte un avversario ostico che si trova attualmente in seconda posizione in classifica e che cercherà di far prevalere il fattore casalingo. Per i Peligni portare a casa un punticino sarebbe un risultato grandioso per continuare nella striscia positiva che denota il buon momento di forma. La squadra del presidente Gianluca Pace si sta dimostrando una neopromossa terribile in grado di dar fastidio alle formazioni più quotate, ma il tecnico Di Marzio invita a rimanere con i piedi per terra. L'obiettivo è quello dei 41 punti, siamo a metà di quell'obiettivo, qualcuno dice che stiamo stupendo, io ribadisco che i ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro, non mi stupisce più di tanto questo tipo di classifica perché sapevo che avevo all'interno dello spogliatoio dei uomini di valori, dei ragazzi che stanno crescendo. Nel girone B di promozione la Sulmonese Ofena andrà a far visita alla capolista Chieti Torrealex. I teatini in casa hanno sempre vinto, mentre i Peligni in trasferta non hanno mai perso, ognuna delle due, con l'obiettivo di mantenere il proprio ruolino di marcia, promette di dare battaglia. Sarà una sfida stimolante per la squadra di Gabriele Scandurra, che sta pensando di fare lo sgambetto alla capolista? Sicuramente non ci tireremo indietro, venderemo cara la pelle, saremo una squadra che andrà lì con uno spirito combattiero e poi insomma loro sicuramente sono i favoriti, hanno una squadra di altra categoria, noi andremo a fare la nostra partita consapevoli che comunque abbiamo anche noi un grosso potenziale. La squadra sta rispondendo appieno alle direttive del tecnico, capace di gestire in generale il gruppo. Strappare un punto al Chieti Torrealex, che finora ha sempre fatto prevalere la legge dell'Angelini, rappresenterebbe un risultato importante. Da metterci la firma alla vigilia? È meglio attendere domani, perché in partite del genere è lecito aspettarsi di tutto. Chieti Torrealex Sulmonese Ofena sarà diretta da un arbitro di fuori regione, Giuseppe Girgenti di Agrigento. Gara casalinga per il Raiano, che ospiterà il Fossacesia. La squadra di Antinucci non vince tra le mura amiche da 2 mesi, mentre il Fossacesia sta dimostrando di essere in ripresa con l'obiettivo di guadagnare un posto nei playoff. Il Raiano cercherà di tornare a far punti per imporsi nella lotta a salvezza. Domani nei Raianesi mancherà lo squalificato Di Mascio. E oggi al Pallozzi alle 14:30 ci sarà l'anticipo del girone A del campionato di terza categoria Ovidiana Ferroviaria, quindi si tratta del derby per queste due formazioni che si sfideranno, ripetiamo, oggi pomeriggio alle 14:30 allo stadio Pallozzi di Sulmona. Adesso lasciamo il calcio ed è giunto il momento della nostra rubrica Buon Appetito. Thank you.
ricetta che vi proponiamo oggi è quella della razza con i peperoni. Ecco gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di razza, 4 peperoni carnosi, prezzemolo, farina, olio d'oliva, aglio, 300 g di pomodori maturi, sale, peperoncino. Passiamo ora alla preparazione. Pulite accuratamente la razza, fatela a pezzetti, infarinatela e friggetela nell'olio. Lasciatela ad asciugare su una carta assorbente e aggiungete del sale. Successivamente friggete i peperoni spezzettati con olio, aglio, prezzemolo e un pizzico di peperoncino. Quando i peperoni saranno appassiti, aggiungete la razza. Fate stufare a tegame coperto per 10 minuti. Accompagnate il vostro piatto con un buon bicchiere di vino Trebbiano. Buon appetito! Puoi trovare le ricette della rubrica Buon Appetito sul sito www.ondatv.tv e sul nostro canale YouTube. Non ci sono altri aggiornamenti. Prima di concludere possiamo vedere i film in programmazione alla multisala Igioland di Corfinio. Animali fantastici e dove trovarli alle 18.20 e 21.10. Quel bravo ragazzo alle 18 e alle 21.10. La ragazza del treno con proiezione soltanto alle 18.10. È tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale. Prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20. Ci salutiamo con il meteo. Buona giornata a tutti voi. Sulla nostra regione condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con nuvolosità più compatta sul settore occidentale e sulle zone montuose, dove non si escludono rovesci. Saranno possibili formazioni temporalesche sul vicino Lazio, in estensione verso la Marsica e l'Aquilano, mentre annuvolamenti consistenti potrebbero spingersi anche verso il settore orientale, localmente associati a rovesci, in attenuazione in nottata e nella mattinata di domani, con tempo in miglioramento ed ampie schiarite, anche se saranno possibili nuovi addensamenti, soprattutto sulle zone interne montuose. Temperature in ulteriore lieve aumento, in diminuzione da domani. Venti moderati dai quadranti meridionali, specie sulle zone interne montuose, nonché sull'Adriatico centrale. Non si escludono temporanei rinforzi anche nelle principali valli del versante orientale. Mare generalmente mosso o molto mosso.